Prende ora la parola il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Alessandro Panza. Signor Ministro, signor Ambasciatore, il, ecco. eh, il signor dirigente generale delle relazioni internazionali, il generale Liao, colleghi, signore e signori. signori. E tutti gli ospiti intervenuti il mio saluto. La cerimonia di oggi è un uh, momento importante dell'avvio ufficiale di una iniziativa che è stata realizzata tra uh, l'Italia e la Cina attraverso un memorandum uh, di intesa che del settembre scorso è stato sottoscritto all'AIA presso la sede di Europol per uh, organizzare un meccanismo di pattugliamento congiunto tra i nostri due paesi in occasione delle stagioni che vedono una grande presenza di turisti cinesi in Italia e di eh, turisti italiani eh, in Cina. E do un caloroso benvenuto ai quattro rappresentanti della Polizia cinese che da oggi hanno iniziato a Roma e a Milano, insieme ai loro colleghi italiani della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, a svolgere questo servizio eh, al, per i cittadini nel nostro territorio, per manifestare quello che è nel nostro sistema di polizia, la cosiddetta polizia di prossimità. Il cittadino deve sentire che le forze dell'ordine sono accanto a lui nel momento del bisogno e nel momento delle esigenze. E i cittadini cinesi che, che visiteranno l'Italia, come da settembre i cittadini italiani che visiteranno la Cina, dove anche lì stiamo per organizzare delle attività e dei pattugliamenti congiunti nella città di Pechino, e, eh, di Shanghai con i rappresentanti delle forze dell'ordine italiane, avranno i loro poliziotti che con le loro divise potranno riconoscere per sentirsi sicuri. Tutti sapete che nel momento del viaggio, del trasferimento, in generale, sono momenti di vulnerabilità. Basta perdere un documento per trovarsi in grande difficoltà se sono lontano dalla mia città, lontano dalla mia casa. Figuriamoci se sono all'estero, figuriamoci se sono vittima di un reato come purtroppo può accadere. E sentirsi i propri poliziotti, il proprio paese che ti segue in collaborazione col paese che ti ospita, è un segnale che noi riteniamo essere importantissimo. E di questo siamo grati anche alle autorità cinesi che hanno scelto l'Italia come primo paese in Europa dove sviluppare questo tipo di iniziative, dove sviluppare questo eh, tipo di, di attività. E mostra soprattutto la grande capacità di essere efficaci, duttili, flessibili. Eh, e vicini all'attualità delle nostre amministrazioni, sia italiana che cinese, nell'individuare con grande facilità e con grande duttilità degli strumenti di cooperazione internazionale che fino a poco tempo fa erano difficili da immaginare anche come forme di collaborazione tra paesi europei, tra eh, paesi che hanno gli stessi ordinamenti di carattere generale. Ed è stato un grande investimento questo, è un investimento strategico perché è un investimento che apre a una forma di collaborazione ancora più importante sullo scambio delle informazioni, sulle capacità di mettere insieme le risorse per fronteggiare i fenomeni criminali nel, eh, e terroristici che affliggono il, i nostri paesi e che non possono essere combattuti se non attraverso la cooperazione internazionale, la messa insieme delle capacità, delle risorse e delle informazioni. E non è soltanto un tipo di collaborazione che apre al settore della sicurezza, ma a mio avviso questa è una forma di collaborazione che renderà molto più facile e molto più agevole anche la collaborazione tra i nostri paesi nel settore commerciale, nel settore culturale e in tutti quanti gli altri ambiti che sarà possibile sfruttare ed utilizzare. Insomma, è una forma, come dire, di partenariato che apre ad una forma di collaborazione molto più sostanziale, molto più. In, in grado di favorire il nostro il consolidamento come dire, delle sinergie istituzionali potrà assicurare altrettanto eh, un, come dire, un sincretismo eh, di carattere sociale che può migliorare le relazioni ulteriori tra i nostri due paesi. Detto questo, io non eh, voglio perdere, prendere altro tempo, voglio soltanto dire che il meccanismo di pattugliamento si svolgerà all'inizio per due settimane, la prima settimana avverrà eh, con pat i, le pattuglie della polizia cinese insieme alle pattuglie della polizia di Stato a Roma e nello stesso periodo a Milano le pattuglie della polizia eh, cinese con i carabinieri a Milano. Dopo una settimana si sarà l'inverso, quindi svolgeremo questo lavoro nelle due città più importanti in Italia che in questo momento attraggono i maggiori flussi eh, turistici, ma è una partenza. A breve speriamo di estenderlo ad altre città molto importanti in Italia e di estenderlo ad altre eh, città anche in Cina in un prossimo eh, futuro. Credo che in questo modo sapremo dimostrare che le scelte che abbiamo fatto sono scelte convinte, scelte condivise e soprattutto sono scelte molto fruttuose per i nostri due paesi. Grazie. Prende ora la parola il Direttore Generale del Dipartimento della Cooperazione Internazionale Cinese, Liao Jinrong. 尊敬的阿尔法诺部长、潘萨先生，我们新上任的检察司令库法诺副司令，尊敬的李瑞宇大使，各位意大利的同事、朋友们、女士们、先生们，大家下午好！感谢潘萨先生刚才热情洋溢的致辞，我也十分高兴今天来到美丽的历史名城。 罗马和各位同事及朋友们共同见证一个历史性的时刻，这就是中国和意大利两国的警员在意大利开展首次的联合巡逻。中国警员将在未来的两周里面，在罗马和米兰与意大利的同行一起巡逻。 工作交流，协助意大利同行处理涉及到跟中国游客有关系的问题，并作为两国人民的友谊的纽带。在这里呢，我不禁想起，在七百多年前，热那亚旅行家纵横四海的年代，有一位意大利人沿着古丝绸之路一路跋涉。 抵达中国，在东西方文化交流史上留下闪亮的一页。这个人就是马可·波罗。马可·波罗在中国可以讲人人皆知，这个名字也以为成为中国和意大利交流的重要的象征。当然，今天的旅行者不需要再像七百年前一样。 要跋涉数载，穿越荒漠。现在，每年数以百万计的中国游客来到热情的亚平年半岛，感受意大利灿烂悠久的文化。我的大使，我们的李瑞宇大使告诉我，现在每年有超过三百多万的中国游客到意大利来感受意大利的魅力。 同时呢，中国和意大利两国经济文化的交流也日趋的紧密。意大利作为二十一世纪海上丝绸之路经济带上的重要国家，将在中国“一带一路”战略构想中扮演着更为重要的角色。随着两国经贸的往来和人员往来的密切，安全问题。 营造一个安全的社会环境，环境显得越来越重要。两国检方也为此承担着保护两国公民、机构合法权益以及双方经济稳定的重要的职责。在这个背景下，二零一四年，中共政治局委员、中央政法委书记孟建柱先生访问意大利期间，与阿尔法诺部长还有潘萨司令。 共同提出了联合巡逻的构想，随后两国检方为落实这一想法做了大量的工作，并最终在今天得到了实现。在这里，我要特别感谢阿尔法诺部长、潘萨斯林库法诺副司令和意大利检方和其他的朋友为实现这一构想所做的努力，也要感谢我们驻意大利使馆。 为此付出的努力。回顾过去的几年，中意两国执法部门的紧密的合作，在为打击跨国有组织犯罪、追逃以及反恐领域取得了良好的成效。这次联合巡逻的成功实施，也是双方取得的重要的成绩之一。可以说，中意执法合作堪称。 中国和欧洲警务执法合作的典范。今天上午，我跟意大利的同行也实地到巡逻的现场进行了查看。我们发现，这次联合巡逻得到了包括中国游客和其他国家游客的一致的欢迎。呃，刚才我们的部长。 和潘沙斯链都说，我们的联合巡逻仅仅是个起点，不会是个终点。我们也愿意以这个这一次联合巡逻为一个新的起点，全面的把中国和意大利的执法安全活合作推向一个新的高度，更好的保护我们两国的公民，维护两国经济的稳定发展。 谢谢大家。prende ora la parola l'ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, sua eccellenza Li Ruizhi。尊敬的阿尔法诺部长、潘沙司令，尊敬的廖金荣局长，女士们、先生们。 大家下午好，我很高兴啊出席今天的启动仪式。我仅代表中国驻意大利大使馆，向中意启动警务联合巡逻表示祝贺，向阿尔法诺部长、潘沙司令以及意大利方面有关的部门和机构的大力支持和配合表示衷心的感谢。警务执法合作是中意关系的重要组成部分。 二零一四年，中央政治局委员、中共中央政法委书记孟建柱先生访问意大利，与内政部长阿尔法鲁先生举行会晤，推动中意警务执法合作进入了快车道。中意警务联合巡逻是中国和欧洲国家开展的首次警务联合巡逻，也是中国政府为保护海外华人及游客的安全和合法权益的。 具体实践体现了中意警务执法合作不断创新的成果和中国政府执政为民的理念。近年来，中意政治关系不断深化，经贸合作快速发展，人员交流日益活跃。每年来意大利的中国公民已经超过三百万人次。相信这样的警务合作方式会吸引更多的中国公民。 到意大利来旅游和从事经贸活动，也希望两国警方及执法部门以警务联合巡逻为契机，不断深化务实合作，打击跨国犯罪，为两国经济发展和人民的财产安全保驾护航，为中意的合作增添新的动力。祝中意警务联合巡逻取得圆满成功！谢谢大家。 Prende ora la parola per l'intervento conclusivo il Ministro dell'Interno, Onorevole Angelino Alfano. Caro Ambasciatore e caro eh, Direttore del Dipartimento della Cooperazione Internazionale e caro Capo della Polizia e Direttore della Pubblica Sicurezza Italiana, oggi è un giorno importante per noi. Eh, perché viene rafforzato eh, il rapporto tra l'Italia e la Cina in un ambito solitamente straneo a questa cooperazione, e cioè una cooperazione di polizia che avviene sul territorio nazionale con la presenza di poliziotti cinesi. Non solo non ci sono precedenti in Italia, ma è il primo esempio in Europa. Noi ringraziamo la Cina per avere insieme a noi voluto realizzare questo progetto come progetto sperimentale in tutta Europa. È la prima volta in Europa e il primo caso in Europa. È una cosa molto importante perché eh, rafforza il senso di sicurezza anche dei turisti eh, cinesi e senz'altro lo dobbiamo guardare tutti come un primo passo. Noi abbiamo, e li abbiamo qui, dei poliziotti cinesi in divisa che lavoreranno con i nostri poliziotti e carabinieri italiani in divisa, lo faranno a Roma e a Milano e io credo che si potrà allargare a tante altre città. Vorrei senza divagare troppo eh, sottolineare un punto, la cooperazione eh, di polizia è molto importante soprattutto quando avviene in queste forme perché viola un quello che veniva ritenuto un sacro principio, e cioè che la sovranità degli Stati si esercita attraverso l'esclusiva della presenza delle divise di ciascuno Stato in quel determinato territorio nazionale. Invece oggi noi eh, dimostriamo, e eh, lo avevamo già fatto con altri paesi, ma erano paesi europei, dimostriamo che si può cooperare con divise di un altro paese nel nostro paese. E siamo sicuri che lo stesso avverrà al contrario. La Cina è un grande paese che è un pezzo importante del destino del mondo. Eh, non faccio eh, enfasi nel dire questo, eh, penso che davvero così sia. Noi siamo qui oggi alla presenza dei massimi vertici, eh, perché insieme abbiamo, il capo della, abbiamo due capi della polizia, Abbiamo due capi della Polizia e un vertice dell'Intelligence, non tutti pienamente in servizio, nel senso che il prefetto Gabrielli, che è qui nella sua veste di prefetto di Roma, e il prefetto Panza, che è qui nella sua veste di capo della Polizia, non hanno ancora assunto le nuove funzioni, ma questa presenza così importante, istituzionale, oggi qui, è la prova del rango e dell'importanza che noi diamo a questo accordo. Vorrei eh, sottolineare il lavoro svolto dal Prefetto Cufalo, il Vice Capo eh, della Polizia, che è stato citato anche dal Direttore per la Cooperazione Internazionale, io lo ringrazio eh, di questa citazione, e vorrei sottolineare un aspetto che mi sembra molto importante, cioè un punto di innesco eh, fondamentale nell'accentuazione della nostra cooperazione di polizia è stata, è stata data dalla visita del presidente, due anni fa, del presidente della Cina due anni fa, e in quell'occasione abbiamo avuto la possibilità di rafforzare il nostro legame e di accelerare la cooperazione. Siamo già d'accordo, firmeremo altri accordi di eh, cooperazione di polizia e avranno un contenuto molto importante. Quindi oggi noi diamo il via ad un'operazione senza precedenti, diamo il via ad un'operazione che rafforza i legami tra l'Italia e la Cina, diamo il via ad una eh, cooperazione che rompe un po' dei vecchi paradigmi di cui ho appena parlato. Non aggiungo altro, dico solamente che per noi oggi è una giornata importante, una giornata lieta. Eh, noi siamo un paese che fin qui ha dimostrato di sapere essere sicuro. Il numero dei nostri reati nel 2015 è stato al minimo nel paragone con i dieci anni precedenti, il minimo eh, nel decennio 2006 e 2015. Il numero degli omicidi è al minimo storico. Lavoriamo per rendere ancora più sicure le nostre città e a breve porteremo in Consiglio dei Ministri una proposta di legge che riguarda esattamente la sicurezza delle città. Oggi segniamo un altro punto a favore della sicurezza delle città. Nostre città, dei nostri concittadini ed anche dei cittadini cinesi che noi avremmo protetto ovviamente a prescindere, ma che si sentiranno ancora più tutelati e protetti anche dalla presenza dei poliziotti del loro paese nella divisa del loro paese. Vi ringrazio tutti. E, e vorrei chiamare sul palco i eh, poliziotti cinesi e i poliziotti e carabinieri italiani che parteciperanno a questa cooperazione perché credo che sia piacere di tutti noi stringere loro la mano.